Il Siracusa espugna il dipolito di Lamezia Terme con un secco 4-1 e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato. Mister Cacciola può finalmente disporre di sus dopo la squalifica, al centro della difesa si posiziona con Benassi, torna in panchina De Caro, i due esterni restano Di Paola e Sena davanti al portiere Lamberti. Centrocampo over con Zampa, Aliperta e Vacca il tridente d'attacco con Forchignone, Maggio e Alma. Subito Siracusa, secondo minuto, punizione di Aliperta, alta non di molto. Ma è il Lamezia a passare in vantaggio al tredicesimo, il calcio di punizione di Pinna trova la testa di Saraniti che mette dentro il suo quarto centro stagionale. Prova a reggere il Siracusa ma non prima del trentaduesimo quando finalmente arriva il pareggio su un'azione personale di Forchignone che mette a sedere Boachie e lascia partire un gran destro che viene deviato nella propria porta da Marchetti. Il primo tempo non vede altre emozioni. La ripresa, invece, è molto più scoppiettante. Già al primo minuto, il lancio di zampa, il sinistro di vacca, parato dal giovane portiere di casa De Luca. Si fa vedere anche il Lamezia. Al settimo minuto, l'ex aretuseo Marco Palermo lancia Kosovan. Il giocatore ucraino si presenta davanti a Lamberti, che è pronto in uscita a parare. Il Siracusa però passa in vantaggio al dodicesimo, il lancio di vacca è per Alma che di sinistro non lascia scampo al portiere di casa, quinto centro stagionale del giocatore di Niscemi. Passano appena 5 minuti e il Siracusa si porta sul 3-1, questa volta è maggio di piatto sinistro su Cross di Alma a mettere alle spalle di De Luca. 28 minuto ancora Alma ci prova con un esterno destro su cross di Teio da punizione, para a terra il portiere Lametino al 44 un sinistro al volo dalla distanza del nuovo entrato in campo Carbonaro non crea problemi al portiere Artuseo Lamberti il Siracusa sfiora la quarta rete al 45esimo con Favetta che viene fermato proprio sulla linea di porta ma quattro minuti dopo Favetta si rifà e mette dentro il secondo centro stagionale servito perfettamente da Arcidiacono non lascia scampo al portiere della Mezzia Terme vittoria che lascia il Siracusa al comando della gradatoria con un punto di vantaggio sul Trapani che ha però una partita in meno domenica prossima al Desimone ci sarà di scena il San Luca dell'ex calciatore retuseo Giovanni Baratto.